Ben ritrovati a Le interviste possibili. Ebbene sì, abbiamo cercato di creare un format per fare delle interviste che però siano possibili a coloro che hanno fatto la storia di questa città. Perché nel bene e nel male la storia di questa città è fatta da persone. Tante persone che hanno costruito questa città, che poi potete giudicare, non giudicare, potete fare quello che volete, ma sta di fatto che nella storia questi nomi li troviamo. E allora questa puntata non poteva che essere in compagnia di un ex sindaco, l'ex sindaco Gabriele Albertini. Buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie di aver accettato il nostro invito. Insomma, quanti anni sono passati da quando era qua dentro? Ma dunque, dal 2006, il secondo mandato è finito nel maggio 2006, quindi insomma un certo numero di anni, potevo essere diventato nonno quasi nel periodo. Ogni mattina entrava da quel portone, andava nel suo ufficio. Com'è la giornata tipo di un sindaco? Cosa fa un sindaco? Dunque, io l'avevo definito il sequestro di persona del consenziente, una nuova fattispecie di reato. In effetti la giornata era dalle 8 alle 20 sequestrata, cioè qualsiasi cosa. Ero sempre capotavola, no? Commissario al traffico, commissario alla depurazione, presidente della Scala, la giunta, comitato attuatori del traffico, insomma non c'era solo da proporre l'argomento, ascoltare tutti e quagliare una decisione, c'era anche da corrispondere e rispondere alle grandi e piccole esigenze dei cittadini, una proiezione proprio su di te, su qualsiasi cosa accade di grande, di piccolo appunto, e poi l'altra responsabilità è la grande impresa di servizi, perché il comune non è solo un organismo politico, un'istituzione, ma è anche appunto una grande impresa di servizi. La holding Comune di Milano, 40.000 dipendenti con le imprese controllate e partecipate che devono provvedere all'energia elettrica, al gas, al traffico, allo sviluppo urbanistico. Io venendo dall'impresa ero presidente degli industriali metalmeccanici italiani, Federmeccanica, ma prima ero amministratore delegato dell'azienda di famiglia, fondata da mio padre nel 1932 e condotta, lo ricordo con affetto e grandissima riconoscenza, mio fratello Carlo Alberto, che era il presidente, 8 anni più grande di me, e io comunque ero con lui. Quindi venendo dall'impresa, il profilo di organizzazione, efficienza, servizi adeguati e anche diciamo in equilibrio economico, nonché privatizzazione, il rapporto col privato, erano e sono stati uno dei motivi del nostro essere al governo della città. Ha un bel ricordo di quello che succedeva lì dentro? Beh, naturalmente quando si prende la distanza dai fatti che sono accaduti se ne ha sempre una visione un po' migliore, no? Anche dei problemi, delle tensioni, delle criticità che ci sono state. Quando ero lì dentro come i militari avevo fatto la stecca, che è, come sapete, no? L'elenco dei giorni che mancano alla fine del peso da portare, perché io non ho rifiutato il potere, anzi l'ho voluto, perché sono stato 2 volte e per 2 scenari diversi commissario straordinario alla depurazione delle acque, al traffico, ai trasporti e alla viabilità. Ho speso da solo più di 3 miliardi di euro e senza un avviso di garanzia, ci tengo a dirlo, ma allo stesso tempo ero ogni giorno impressionato della responsabilità che portavo, degli errori che avrei potuto fare. Io influenzavo la vita di centinaia di migliaia di persone e un mio sbaglio poteva fare male, oltre che fare bene. Quindi lasciavo sempre un po' di pelle su quella poltrona, che non era una poltrona, era una sedia ergonomica. Insomma, non potevo non entrare a Palazzo Marino con lei. Questo qui è un palazzo del potere, lo definirebbe il palazzo del potere, il palazzo inespugnabile, come lo definirebbe? Ma dunque il palazzo del potere, sì, indubbiamente diciamo, è il luogo dell'amministrazione civica, quindi per quanto riguarda la città può dirsi così. Però il termine potere, anche se c'è, mi pare inappropriato, almeno per come ho vissuto io questa responsabilità e questo servizio, perché il potere, come è scritto nei Promessi Sposi, diceva convinto che non ci fosse superiorità d'uomo sopra uomini se non il loro servizio. Ecco, io credo che questo sia il palazzo del servizio più che del potere, ma è una tensione, un'intenzione, una volontà
non so se è un risultato. Mi diceva 2006 ha varcato quella porta per uscire da questo palazzo. Sì, l'ultimo, no? Sì, ho cominciato nel 97 e il giugno. Con la porta del giugno del 2006. L'8 giugno, sì, ho consegnato il bilancio a Letizia Moratti, ho firmato, ecco, e sono uscito. Non si sa come, già dal giorno dopo, per qualsiasi elezione successiva, di nuovo salta fuori il suo nome. Come se lo spiega? Ma sindaco, guardi, ma non sono sindaco, per qualsiasi elezione, fa poi anche sì, veramente per il presidente del Fantacalcio la propongono, fa un po' anche. No, com'è questa storia? No, ringrazio i miei concittadini che hanno serbato di me questo ricordo. Devo dirle che forse è l'esperienza più bella che si prova dopo averlo fatto. Che qualcuno ti dica grazie per quello che hai fatto e come l'hai fatto e quasi ti rivolga nel luogo in cui ti ha conosciuto e nelle responsabilità che hai avuto. È una cosa bellissima che ancora mi commuove e che non mi sta lasciando. Mi chiamano ancora sindaco, a volte l'hanno fatto anche in presenza del sindaco in carica e mi sono scusato per non urtare sensibilità comprensibili. La prossima domanda so che fosse una risposta che ha il nome di una donna, perché io le chiedo, lo rifarebbe? Allora, il sindaco no. Potrei, se il Padre Eterno mi conserva ancora una buona salute, una qualche responsabilità, se mi venisse affidata da chi lo vuole e chi lo può, potrei anche assumerla. Ma il sindaco no, non lo farei più perché so cosa vuol dire, so quali pesi si portano, quali stress si vive, come l'ho definito, il sequestro di persona del consenziente. E avevo iniziato a 46 anni. Oggi non credo di essere in grado di sopportare quelle fatiche, quegli stress. In casa non sarebbe una cosa... No, ecco, quello l'ho tenuto a lato perché sembra di scaricare una responsabilità su mia moglie che in realtà ha solo... O coscienza, magari quella è la moglie è la persona coscienziosa dei due, brava, forse. No? Bravo, stavo proprio per dirlo. Cioè, nel caso ho condiviso il suo avvertimento perché... In quei giorni in cui si è riparlato recentemente della mia ricandidatura, stavo per rimettere la testa sul ceppo, come si dice, perché la gratitudine, t'ha pensato tanto, eh? Sì, la gratitudine dei cittadini mi aveva sconvolto. Passavo il mio tempo con le lacrime agli occhi a rispondere grazie a chi mi rivoleva nella responsabilità. Avevo quindi rinunciato ai danni economici, nel senso a tutelarmi, perché avrei pagato per fare il sindaco, perché avrei dovuto lasciare dei lavori e anche delle pensioni vitalizie da senatore, da deputato. Alla faccia di chi dice i costi della politica? No, beh, nel mio caso il sindaco poi, pur avendo enormi responsabilità, è pagato meno di un consigliere regionale, cosa ridicola. Sindaco, volevo chiederle qual era il suo luogo del cuore. Credo che mi abbia già risposto chiedendomi di venire qua, giusto? Come mai proprio i Giardini Montanelli? Beh, perché il rapporto con Indro Montanelli, mio amico e maestro, è stato una specie di padre adottivo per me. E mi ha dato consigli, suggerimenti, ci vedevamo spesso, scambiavamo opinioni e poi mi ha aiutato in tutti i modi, perché al tempo, per esempio, della violenta contestazione della polizia locale, 18 mesi di scioperi e due precettazioni, caso mai visto nella storia di Milano, mi sostenne con tantissime stanze e si prese addirittura 500 denunce, perché l'hanno fatta individuale per affollare il lavoro del suo avvocato, 500 denunce per diffamazione, perché in mia difesa le aveva definiti parassiti e felloni e altre cose del genere. E poi comunque... Al di là di questo episodio. La cosa interessante però è che, una piccola parentesi, con i vigili, con la polizia locale, poi in realtà si è diventati molto amici dopo però. Sì, esatto. Il Walzer di Hegel, tesi, antitesi, sintesi. Lo scontro fu violentissimo, appunto 18 mesi di sciopero e precettazioni, poi angherie di tutti i tipi, anche contro di me. Poi finalmente piegati e rinsaviti, quando abbiamo rigenerato tutti i contratti sindacali, rendendo onore al Ghisa, al corpo della polizia locale, facendogli fare il suo lavoro, che era quello di stare in strada, di tutelare i cittadini per la sicurezza, il traffico, tutte le evenienze, si sono sentiti orgogliosi di aver cambiato condotta. E allora la nostra amministrazione ha investito
nel corpo della polizia più di qualsiasi altra. Abbiamo istituito il corpo di polizia locale a cavallo che pattugliava i parchi, poi abbiamo assunto oltre 2000 vigili nel periodo, dotati di mezzi modernissimi, sia elettronici che non, comandi, automobili, motociclette, vigile di quartiere, insomma un enorme investimento che è rimasto nel tempo e adesso devo dire mi riconoscono tutti, mi salutano con affetto. Ah, quindi questo è un po' il luogo del suo cuore proprio per il rapporto personale, sì, che aveva con Indro Montanelli. Sì, nel mio sito, proprio nel frontespizio del mio, ho messo due, li chiamavamo epitaffi da vivo, che Montanelli mi ha scritto, e ce n'è uno in particolare che ha prodotto tanta fortuna. Mi piace, sì, beh, quello di Ribot è una fortuna, il paragone con Ribot mi ha molto inorgoglito, mi sono gonfiato come un tacchino quando l'ho ascoltato. Chi erano gli altri in corsa in quel momento? Lei? Beh, dunque c'era il sindaco uscente Formentini, poi Aldo Fumagalli che era il presidente dei giovani industriali di Confindustria, io ero il presidente degli industriali metalmeccanici, quindi il ballottaggio avvenne tra noi due imprenditori, diciamo nella città degli imprenditori che si scontravano, e ebbi la meglio ed eccomi qua a raccontare la cosa. Quanto è cambiata quella città cui si propose per la prima volta come sindaco e quella di adesso? Allora, insomma, sono passati più di 20 anni e in effetti se guardiamo intorno il mondo quanto è cambiato, anche Milano è cambiata. Devo dire in meglio per anche il lavoro che abbiamo fatto nei nostri anni. Voi vedete quello che si dice lo skyline di Milano, che è stato uno scenario che abbiamo costruito con meticolosità, impegno, anche energia e molti conflitti da superare. In certo senso è un vantaggio per la città essere diventata una città cool anche per la rigenerazione urbanistica. Poi ci sono molti altri problemi che si sono invece acquisiti anche in relazione alla globalizzazione, al rapporto che c'è col mondo, ai conflitti che sono in corso e anche quelli violenti e pericolosi di cui stiamo vivendo esperienza proprio in questi giorni. E poi il Covid prima che aveva rattrappito una città che diversamente dalle altre, Milano ecco, ha questa caratteristica, io l'ho definita credo con una metafora bizzarra ma appropriata, una città neuronale, nel senso che come il tessuto cerebrale è una città complicata con tante connessioni, delicata anche, con prestazioni eccellenti ma molto vulnerabile, come appunto il tessuto del cervello, basta un centimetro cubo di cervello che non funziona e non si muove un braccio o qualcosa non funziona nel resto del corpo. Milano, la città dei contatti, della connessione, dell'innovazione, è stata vulnerata più di altre dal lockdown, e diciamo che è stata più colpita. Poi, come avviene in tutti i casi, la città dinamica è una città che sa anche la resilienza, no? Sa anche risollevarsi. Ecco. E spero che avvenga. È proprio insomma, quello che volevo chiedere. È in corso. Quali sono, secondo lei, le vittorie di Milano avvenute dopo di lei? Ma dunque, dopo di me è difficile dirlo perché avrei da dire cose che non sono state fatte. È la prossima domanda quella. E che avrebbero dovuto essere fatte per chi è venuto dopo. Ma comunque, diciamo che volendo essere coerente con la nostra impostazione dei nostri due mandati, si è completato il quadro della rigenerazione urbanistica. Milano è diventata una città globale, come lo era prima, ma ancora più accresciuta da questi nuovi spazi, da questa attrattiva mondiale, Expo, la vetrina del prodotto, però il prodotto era nato molto prima, nei 15 anni precedenti, e Milano era diventata una città molto attrattiva, la definisco una metropoli tascabile. Poi la cosa si è inceppata, ma insomma speriamo allora, che possa ritornare. Quali sono state invece le sconfitte allora di questa città dopo di lei? Le sconfitte secondo me sono state chi è venuto dopo, sia della mia parte politica come Letizia Moratti che gli altri due che erano... Questo è un rapporto strano lei ha lavorato. Sì, un rapporto strano perché non sono stato d'accordo sulla sua condotta, pur essendo una persona che stimo ed è anche simpatica. Poi devo dire l'apprezzo anche come donna, nel senso che è anche bella secondo me e anche secondo altri naturalmente. Ma ha fatto delle scelte che erano in contraddizione con quelle che abbiamo fatto noi. Okay. E questa è una critica che mantengo perché conservo
diciamo, la simpatia e la stima sulla persona, ma non sulle sue scelte. Chi è venuto dopo, dicevo, ha fatto delle scelte un poco più timide rispetto alla nostra visione imprenditoriale e anche molto legalitaria. E quindi, insomma, si è acconsentito a quella parte della città che frena, che ha dei dubbi, che pone dei quesiti tutti spiegabili e sormontabili. Cioè, i verdi talebani non sono un'utilità, sono delle visioni distorte della realtà che non favoriscono né l'ecologia né lo sviluppo, quindi si è più poveri e meno in benessere che con una visione più razionale. E così per altre appartenenze più schierate con la politica e meno col bene collettivo. Questa è una critica che faccio un po' a tutti i sindaci, compreso l'attuale, che mi hanno... Lei spesso succeduto. Fa un po' questa distinzione tra politica, lei si definisce appunto un imprenditore, si definisce uno che viene dal mondo dell'imprenditorialità, sì. Però lei ha fatto tanta politica anche in questa città, no? Sì, non posso negarlo. Insomma, l'ha fatta di... aveva una visione anche politica. Quello sì. Che manca, da quanto ho capito, che lei dice, almeno che denuncia, è la mancanza di coraggio sì, politico forse anche. Sì, guardi, è quello che... adesso è chiaro che uno... inevitabilmente proietta sugli altri quello che è la visione di se stesso, no? Ma non solo, diciamo, quella dell'identità, della propria coscienza, della propria persona, ma anche delle sue visioni politiche o visioni in senso lato. Io avevo la concezione del ruolo del sindaco come non appartenente a uno schieramento, ma in funzione del servizio alla comunità, e quindi ero, diciamo, sacrificabile dal punto di vista del consenso della mia parte politica, ma per una finalità che era quello del bene comune. Quindi altri che sono venuti dopo mi sono sembrati molto più vicini al da dove venivano e meno, diciamo, motivati al cammino e soprattutto al traguardo, che è quello di fare una sintesi tra il bene collettivo e dimenticare magari le proprie origini per questa finalità che invece mette insieme tutti, anche chi non ti ha votato. Allora, sindaco, l'ho voluto portare qui, sa dove siamo, è mai venuto qui prima allora? Beh, sì, sono venuto anche perché questa è una zona frequentata non solo, diciamo, da persone che hanno problemi economici, sono case popolari, eccetera, ma ci sono anche dei nuclei di centri sociali che mi hanno tenuto allegro, virgolette, per un po' di tempo, quindi... Anche io l'ho voluta portare qui, in Piazzale Seinunta, in centro del quadrilatero, no? Prima eravamo vicino all'altro quadrilatero, quello della moda, questo è il quadrilatero di San Siro, invece. Mm-hmm. Perché il problema delle periferie è un problema che ha attanagliato tutti voi sindaci, continua però ancora a attanagliare, non si riesce a trovare una soluzione. Perché? Beh, la città è come un giardino, richiamando il noto film Oltre il giardino, la frase di Chance, il giardiniere deve sempre lavorare, non è che è una statua che viene costruita, è un organismo vivente la città, quindi le cure del giardiniere nel potare le piante, nell'innaffiarle, nel togliere i parassiti, nel seminare, è quotidiana. Il problema delle periferie non è un problema risolvibile nel senso che si conclude, è un problema da affrontare e da gestire continuamente. Noi abbiamo provato a risolverlo cancellando le periferie, nel senso di diciamo programmare una pianificazione di città policentrica. Infatti in tutti i luoghi dove la rigenerazione urbanistica è stata realizzata dal posto industriale o dal posto servizi, abbiamo introdotto un mix di residenze, di commerciale, di università, di spazi verdi, una città nella città. Questo è quello che abbiamo tentato di fare. Questa è una delle periferie storiche, c'è il mercato comunale, c'è qualche servizio, però è indubbio che le condizioni sono ben diverse dai luoghi che abbiamo frequentato prima. Come può appunto la città dare una risposta? La risposta può essere, voi la chiamate policentrica, Sala la chiama la città a 15 minuti, è la stessa cosa, è un po' diversa? No, beh, è un po' diversa perché nel caso di Sala mi pare che 15 minuti volesse dire soprattutto per la gestione dei trasporti, con le piste ciclabili o altre amenità del genere. Io considero la città policentrica qualcosa di diverso, cioè tutti i luoghi sono città nella città, quindi non c'è un centro e non c'è una periferia, ma in tutte le aree
c'è un centro e una periferia, un insieme di attività che sono considerabili e l'una e l'altra. Ripeto, questa è una zona che è nata negli anni in cui si sono costruite queste, primo dopoguerra e successivi, si sono costruiti questi immobili di edilizia residenziale pubblica, quindi prevalentemente abitate da persone, chiamiamole bisognose o perlomeno con redditi bassi, e quindi l'insieme dell'attrattiva all'investimento, al benessere, è più bassa che nei luoghi dove i valori immobiliari sono più alti. Però l'intervento non ci si deve rassegnare, diciamo, ecco, al fatto che non si possa intervenire. Non potrà essere sostituito questo luogo come fosse fungibile con il Parco Montanelli o quelle aree che abbiamo visitato intorno a Palazzo Marino, però si deve continuare a fare in modo che la vita sia sempre meglio di come era prima. Montanelli le ha anche passato forse la passione per la scrittura, perché appunto ennesimo libro... È il quinto. Il quinto libro di Gabriele Albertini. Sì, nella stanza del sindaco, Sindaco senza frontiere, La lezione di Milano, L'onestà al potere e ora Rivoglio la mia Milano, Il sindaco si rimette i pantaloni. Sì, ecco, si rimette i pantaloni perché, visto che tanto sa che tutti glielo chiedono, sì, l'ha messa direttamente nel retro di copertina. Sì, quella famosa foto... La sfilata di Valentino, Sì. Quella che ha fatto, Teo Teoccoli le deve i diritti d'autore per non so quanti anni, ha fatto la fortuna di Teo, no? Beh, anche la mia per certi versi, perché poi sono diventato appunto, più simpatico. Lo rifarebbe? Ma allora, o se ne è pentito? No, ha pentito no, perché okay, mi ha solo portato dei vantaggi. Io non l'ho fatto con un calcolo, l'ho fatto molto spontaneamente perché... Quell'ingenuità fanciullesca di cui quella roba di cui diceva Montanelli nell'epitafio, è andata per una pura casualità, però essendo un'immagine plastica del tutto anomala, un diverger, no, rispetto alla paludata... immagine del sindaco, insomma, fece grande scalpore. Io ricordo di aver ricevuto una copia di Newsweek, non era in copertina, dove c'era una pagina interna con la mia foto in mutande e poi il titolo era molto, insomma, Albertinis, genitivo sassone, allure, il fascino di Albertini. Allora dico, caspita, il titolo è buono, ma sarà un disastro l'articolo. Invece no, ne parlava bene, perché aveva appunto individuato questa creatività, chiamiamola così, nel non prendersi troppo sul serio e del dare un contributo, sia pure diciamo in termini plastici di immagini, alla città della moda, perché ero comunque da uno stilista. Il sindaco si rimette i pantaloni perché questo libro in realtà era stato concepito come programma elettorale. Si vede, perché insomma il materiale ce n'è dentro. Sì. Poi, c'è un disegno di legge, c'è a un certo punto. Sì, quello, allora questo è per completare il quadro, perché poi siccome non l'ho fatto il candidato, ho completato diciamo lo scenario che mi riguarda anche con quello che ho fatto dopo, quindi c'è tutta l'esperienza da Presidente della Commissione Esteri del Parlamento Europeo nel secondo mandato e nel primo il regolamento per i diritti dei passeggeri su gomma. E okay, poi soprattutto quello che è stato il lavoro più importante che ho fatto nel mandato da Senatore della Repubblica, cioè come si dice nel titolo, il disegno di legge Albertini per risarcire gli innocenti. Torniamo invece alla nostra Milano. Che cosa non è stato raccontato, secondo lei, in maniera corretta della sua esperienza da sindaco? Ma guardi, secondo me, alla fine, magari non nell'immediatezza della mia uscita di scena, ma a distanza di anni, io non posso rivendicare nulla, cioè mi è stato riconosciuto quello che è avvenuto, quindi non ho recriminazioni da fare. Anche il sindaco attuale di un'altra parte politica ha riconosciuto che la rigenerazione urbanistica di Milano era partita con la nostra amministrazione e non solo partita, si era in parte attuata. Quindi questo cammino che arriva da lontano. Sì, ma che poi era stato già avviato e attivato. Che cosa si auspica per il futuro di questa città? Di essere soprattutto se stessa, di ritrovare i grandi valori della città, che sono tutti milanese. De l'ora e sempre, la grande capacità di lavorare, di fare operativa, insomma, il lavoro e l'impegno quotidiano. Il cuore in mano, la generosità, l'accoglienza, il conoscere le cose nuove, persone, mezzi, informazioni, cultura e quanto. Fai rob just, e cioè comportati bene, sii onesto, legalitario. E poi in my content,
il desiderio contento. Di migliorare, di fare meglio e di più. Con questo Milano, se ritorna ad essere quello che è sempre stata, con maggiore intensità, ha un futuro guadagnato. Ha nominato spesso durante questa intervista il sindaco attuale, il sindaco Beppe Sala. Che voto darebbe quindi a questo sindaco? Allora, il desiderio era quello di dargli 7, perché tutto sommato mi piace come persona, viene dall'impresa, ha delle caratteristiche personali avvicinabili alle mie. Devo dargli 5 però, perché si è molto appiattito sulle posizioni della sua parte politica, in particolare dei Verdi Talebani. C'è la sua costiglia di Talebani. Sì, perché sono una zavorra del paese. Oggi noi abbiamo un problema enorme. Il problema ambientale è un problema. Sì, ma è un modo di affrontarlo. Io ho fatto i depuratori per il problema ambientale, non ho messo le piste ciclabili dove non devono starci, e se oggi non abbiamo il nucleare si deve ai Verdi Talebani. Chi le piacerebbe magari vedere come prossimo sindaco di questa città? Magari non subito, fra qualche anno. Insomma, ci sono degli anni. La Moratti la riprende come sindaco? Sì, la Moratti purtroppo, diciamo che pur avendo la mia stima e la mia simpatia come persona, come sindaco gli stessi milanesi non l'hanno. Beh, penso che la troveremo sicuramente candidata alla presidenza della regione. Okay. Non so se presidente della regione, comunque nel però caso lo fosse avrebbe il mio sostegno. Torniamo allora al sindaco. Chi le piace? Un sogno anche magari, è una persona che magari le piacerebbe vedere appunto guidare questa città. Vabbè, io avevo fatto dei nomi, tutti però diciamo che hanno rifiutato di farlo, ed erano tutti nomi diciamo della società civile. Avevo candidato l'attuale presidente di Confindustria Bonomi, il mio ex assessore Paolo Del Debbio, avevo candidato anche Sergio Dompei, il grande imprenditore farmaceutico. Mi piacerebbe, se non loro che hanno rifiutato, una personalità che abbia queste caratteristiche, cioè un uomo o una donna della società civile, che però si dedicano, un po' come è accaduto a me, in una parte della loro vita, dopo aver fatto qualcosa nel mondo dell'economia e dell'imprenditoria, alla città. Insomma, io sindaco, la ringrazio tantissimo davvero per questa bella chiacchierata. Forse abbiamo anche capito perché poi il suo nome viene sempre fuori ogni volta che si è, perché insomma è ancora molto legato a questa città e all'attualità e anche al futuro di questa città. Sono nato a Milano, viva Milano, penso che ci morirò e comunque è sempre con me come io con lei. Grazie mille davvero, sindaco Albertini. Grazie a voi. Grazie anche a voi, alla prossima.